Il mondo è pieno di musei. Musei di arte, di storia e scienze naturali, del cinema, della fotografia, dei mobili, dei vestiti, dell'amore. Ma non della filosofia. La mostra Il Museo della Filosofia alle prime stanze nasce dalla convinzione che questa lacuna possa essere colmata. Il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha promosso un progetto espositivo aperto a tutti i cittadini e rivolto in particolare agli studenti delle scuole secondarie superiori. Il nostro obiettivo è invitare chiunque lo desideri a cimentarsi con i problemi filosofici. La filosofia non è infatti una cosa astrusa che solo pochi privilegiati possono praticare. La filosofia è gioco del pensiero, è correttezza degli argomenti. E da giochi e argomenti cominciamo anche noi, per affrontare alcune delle grandi domande che i filosofi si sono posti. Quel che vediamo è la realtà o sono soltanto fenomeni dai contorni incerti? Quando dal tetto del Duomo guardiamo giù, le persone sono piccole o sembrano piccole? E se ci arrestano, ci conviene confessare? A queste domande risponderete voi visitatori, con gli strumenti che vi metteremo a disposizione. Testi, giochi, carte, video, oggetti e una mela da prendersi e mordere alla fine del percorso per partecipare consapevolmente alla storia della conoscenza umana che ancora continua e progredisce. Il filosofo ci aiuta a ragionare, mette l'intelligenza alla prova dei fatti e gioca con la realtà, divertendosi a costruire esperimenti mentali. È un po' solitario, un po' ossessivo, un po' megalomane, ma in fondo da solo non gli piace stare. Cerca altre persone, altrettanto ambiziose e caparbie, per pensare insieme e meglio. Cerca voi. Diogene si rifugiava in una botte. Wittgenstein in una casupola norvegese. Noi invece vi accogliamo in due sale di Via Festa del Perdono, in attesa di aprirne altre per scoprire i moltissimi temi che la filosofia affronta, in un dialogo continuo tra passato e futuro, mettendoci insieme la testa e la faccia. La filosofia è un'avventura meravigliosa.